Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e oggi voglio analizzare insieme a voi il nuovissimo trailer di Silent Hill 2 Remake e dovrebbe essere l'ultimo prima dell'uscita del gioco. Si intitola Trailer della Storia ed è molto bello. Io vi consiglio di guardarlo insieme a me, perché adesso lo analizzeremo pure insieme e farò le mie solite stoccate contro quelli che si lamentano sempre riguardo a Silent Hill. Sapete, ce ne sono tanti, ma sono tutti dei falsi gamer, dei falsi fan di Silent Hill. Vi ricordo che comunque questo è il canale più importante di Silent Hill in Italia, va bene, non sto scherzando, però comunque siamo quelli che cercano di farlo in modo sobrio, non saltiamo dalla sedia e siamo anche abbastanza gentili. Credo che questo sia uno delle caratteristiche principali di Isola delle Rose TV. Ma basta, non voglio più parlare, clicchiamo play e vediamo cosa c'è dentro a questo trailer bellissimo di Silent Hill 2 Remake. Vai. Peggy 18. Peggy, l'amica Peggy. James? Honey. Did something happen to you? Ti è successo qualcosa? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. In my restless dreams, I see that town. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now, in our special place. Just put the gun to their head. You can't just kill someone because the way they looked at you. Giusto. You should see your face, team. Sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Bella, bella questa scena. This place is different from what I remember. I don't think she's here anymore. This whole town. Might be best if you just get out of here. Ha ragione. Yeah, you're right. You said you took everything. That's it. But you forgot that videotape we made. How do you know about that? Aww. Aren't you Maria? I'm not your Mary. Sei Govinda. Non sono Govinda. So you are Maria. I am. If you want me to be. How do you know about Mary? You see it too? For me, it's always like this. Aww. It doesn't matter who I am. Che occhi, ragazzi, oh. Che grafica. I am here for you, James. See? I'm real. Oh my god, ragazzi. Ottobre 2024, ci sarete ragazzi e ragazzi? Non lo so, però adesso io voglio analizzare frame per frame tutto quello che succede in questo bellissimo trailer. Disattiviamo un attimino i commenti, che non ce ne frega niente, cioè le traduzioni, noi capiamo l'inglese, su Isola delle Rose TV noi amiamo la lingua inglese e sapete che noi la parliamo bene, quindi se siete su questo canale vuol dire che l'amate pure voi. Allora, voglio subito dire una cosa importantissima: grandi ragazzi di Bluebird Team, ragazzi e ragazze di Bluebird Team, siete stati grandiosi.
curiosi, io sono dalla vostra parte da tantissimo tempo e non faccio parte di quelle persone che vi trattano male, perché sapete perché vi trattano male? Perché non siete una multinazionale americana o anglofona, ma venite dall'est Europa. Vi trattano male soltanto per questo e non hanno fiducia in voi, perché voi non siete una multinazionale americana, ma siete una bellissima realtà che viene dall'est Europa e che è bellissima. Bravi per quello che state facendo, e io sono dalla vostra parte e sarò sempre dalla vostra parte riguardo a Silent Hill e tutto quello che farete su Silent Hill, io sarò sempre dalla vostra parte e basta. Guardate queste prime immagini in cui si vede Maria or Mary che parla nel momento delle prigioni, che non è delle prigioni, questo è il momento strano in cui si intrecciano prigioni e l'underworld dell'infermeria, del Krankenhaus, come si dice Krankenhaus in italiano, non mi ricordo, dell'ospedale, scusate, me lo ricordo in tedesco, in inglese, in americano, in giapponese, ma non me lo ricordo in italiano. Questa è la vita di un trilingue, essere trilingue non è sempre bello, perché quando guardate che grafica stupenda, guardate lei come ti sta sorridendo e ci sta guardando e sta dicendo: ragazzo o ragazza che ci stai guardando, io verrò a prenderti l'8 ottobre e giocheremo insieme su Isola delle Rose TV a questo gioco. Allora, ci sono dei momenti incredibili in questo trailer, tra l'altro queste clip da VHS sono bellissime, che riguardano quel VHS che lui guarderà, E guardate le fattezze di lei, ci sono comunque delle cose che vi voglio far vedere, guardate. Allora, a me piace questo momento in cui esce e si sente l'ambience, i rumori dell'ambiente che lo circondano. Vediamo di ascoltarli di nuovo insieme. Guardate. In my restless dreams I see that town. Silent Hill. You promised you'd take. Ragazzi, queste cose sono momenti. Poi anche questa qui, che l'abbiamo vista anche nei trailer passati, io ho fatto delle reazioni in passato, nei mesi scorsi, andatele a guardare, ve le lascio qui sotto in descrizione sulle schede. Si vede il punto in cui forse incontrerà Mary e Maria, ma guardate adesso, poi c'è la novità di questo trailer, oltre a delle immagini, è lui, Eddie. Cioè, finalmente vediamo Eddie, che credo è l'unico che non abbiamo visto in passato negli altri trailer, o mi sbaglio? C'è qualcuno che dobbiamo ancora guardare, dobbiamo trovare? Ci sto pensando, ma non riesco a ricordare, però guardate, Eddie è fatto benissimo, Eddie è il sogno di tutti i videogiocatori del mondo, guardate com'è. C'è quello che dice, il momento in cui le dice le cose, cioè se voi conoscete un po' la storia sapete che comunque è un personaggio importantissimo, e ci sono delle scene che si intrecciano nel tuo cuore e guardate questa grafica stupenda che comunque, sapete, Silent Hill non è soltanto grafica, anzi, devo dire che adesso è diventato grafica, ma in passato non era tantissimo grafica, perché Silent Hill, anzi, aveva questa, sapete, in Resident Evil c'era questa pre-rendered grafica, questa grafica pre-caricata, e quindi rendeva l'environment, cioè tutto quello che circondava il giocatore, molto più carino, molto più stilistico. Invece Silent Hill non ce l'aveva questa pre-rendered graphic, e quindi sembrava un po' così, un po' strano. E niente, però guardate, questa grafica è stupenda, sembra una scena di un film. Finalmente trovo un videogioco che riesce nel 2024 a superare il remaster di The Last of Us 2 parte seconda, quindi per PS5. Questo qui lo supera, ragazze e ragazzi. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Andiamo avanti. Guardate questa scena in cui gli esce il fumo dalla bocca. Oh là là! Oh, guardate, sono diventato Eddie! Oh la peppa! You can't just kill someone because the way they looked at. Gli dice: non puoi uccidere gli altri per il modo in cui li guardano. Gli dice: guarda la tua faccia. Ragazzi, guardate. You should see your face, team. Wow. Sorry, Gora, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Mamma mia, questa scena con Laura è...
Mamma mia, è proprio bellissima, è bellissima, guardate com'è fatta bene, una ragazzina stupendissima, dolcissima, che ha questo sguardo molto penetrante, devo essere sincero, e anche lei è abbastanza colpita, o meglio ferita, da quello che sta succedendo. Laura è un personaggio molto... Laura, giusto che si chiama Laura questa, non mi ricordo più, la bambina. Comunque è un personaggio molto enigmatico, perché uno non canona... Adesso non avevo capito se era una cosa della proiezione della sua mente, una persona vera, non so ragazzi, comunque è un personaggio stupendo. Andiamo avanti ragazzi. Allora c'è questa porta che l'abbiamo visto anche prima, guardate, poi c'è questa scena, guardate la scena in cui si trova davanti al jukebox. Ma vi ricordate un jukebox in Silent Hill 2 Remake? In Silent Hill 2 non me lo ricordo il jukebox, sto pensando in questo momento al jukebox ma non mi viene. Comunque le fattezze del suo viso sono stupende, mi piace molto come hanno fatto James, e bravi, bravi Bluebell Team. Sapete, non c'è niente per cui noi dobbiamo, di cui dobbiamo noi, cioè non dobbiamo lamentarci per nulla, ecco ragazzi e ragazze, perché è un videogioco, cioè abbiamo la storia che è bellissima, hanno detto che l'hanno seguita, la musica l'hanno rivisitata e comunque fatta come quella originale, hanno fatto dei mostri un po' più moderni ma comunque sempre riguardo all'originale, poi sappiamo che la grafica è bellissima. Cosa vuoi di più dalla vita ragazzi? Cosa volete più dalla vita? Basta lamentarsi su Silent Hill e su Bluebell Team, voi vi lamentate soltanto perché utilizzate il dramma che tanto piace all'algoritmo, voi falsi gamer e falsi fan di Silent Hill. Basta, basta con queste lamentere su Bluebell Team, non se lo meritano, stanno e hanno fatto un grandioso lavoro. Basta, andiamo avanti. Poi c'è questa scena. Beh, questa qui non saprei cos'è. Questa qui forse è anche forse nel finale, lo so, non voglio spoilerare niente, però è strano perché non me la ricordo questa scena così. Forse è un qualche flashback che non abbiamo visto bene nel primo coso. Poi questa scena, guardate. Yeah, you're right. Allora ragazzi, questo qui secondo me è il momento più bello del trailer di Silent Hill 2 Story Trailer, perché si vede questa cosa che è perfetta, è una scena di film, io non ho mai visto, noi sto vivendo nel futuro ragazzi, ragazzi, stiamo vivendo nel futuro. Una scena incredibile, bellissima, abnorme, e cosa vi posso dire? Chi si lamenta di questa scena veramente? Mandatelo via, date magari qualche scaffetto così, o magari qualche schiaffetto morale, ecco, mandatelo via con lo scaffetto morale, perché è una scena stupenda, una cosa... Cioè, io ho guardato questa cosa e mi mettevo a piangere, non vi faccio vedere le lacrime perché le ho conservate per farveli vedere, cioè ve le farò vedere quando giocherò al gioco l'8 ottobre qui su Isola delle Rose TV. E comunque, mamma mia, questo sì, personaggio stupendo. Certo, qualcuno potrebbe lamentarsi, no? Ah, sempre la storia e del cliché del ragazzino col cappello che a un certo punto decide di uccidere tutti e sflippa, e comunque anche grasso e non è giusto, non dovrebbe essere grasso. Ma va via. Questo è Silent Hill, basta. La storia è così, non puoi cambiare. Non possiamo cambiare la storia perché adesso non ci piacciono più queste storie, questo è un videogioco. You said you took everything. Wow, che questa scena. Io comunque all'inizio l'avevo detto nel mio trailer di prima, cioè quello che avevo fatto in passato sul combat trailer, mi ero un po', avevo delle perplessità su questo personaggio, su Mary Maria, però devo dire che qui mi sono passate tutte, è perfetta anche lei e ha tutto quel suo charme che deve avere, quella sua sexaggine che lei deve avere nel gioco. You forgot that videotape we made. How do you know about that? Guardate, questa fa pure paura, cioè mi piacciono anche il cast anche questo fatto benissimo. Ragazzi, noi dobbiamo lamentarci, ma sapete, non c'è niente, non possiamo lamentarci di niente, è fatto benissimo sto gioco, basta. Guardatelo. Aren't you Maria? Guardate lì, che cambia qualcosa nei suoi occhi. I'm not your Mary. If you want me to be. How do you know about Mary?
Ecco, lei, ragazzi, quando gli ho chiesto, avete visto gli occhi che ha fatto lei? Quando ho detto, ma come fai a sapere di Mary? La vedete gli occhi come lei se sapesse qualcosa, eh? You see it too? For me it's always like this. Doesn't matter who I am. Oh mio Dio, guardate i suoi occhi qui, che grafica stupenda, i capelli un po' rosa qui come l'originale, che stanno benissimo con questo, ma sì. Guardate qui i particolari sono stupendi. I am here for you, James. Anch'io sono qui per te. Guardate le sue mani perfette. I'm real. Ragazzi, allora, se abbiamo la colonna sonora, l'unica cosa che manca di questo gioco, e se vogliamo fare invece, non vogliamo fare gli stupidi gamer o i falsi gamer, falsi fan di Silent Hill, sapete l'unica cosa che manca, che noi magari possiamo, di cui noi possiamo aver paura, ecco, l'unica cosa è il gameplay, cioè nel senso, se ci saranno dei frame drop o ci saranno dei problemi, dei bugs, l'unica cosa che manca è questa, cioè quando noi giocheremo capiremo se il gioco va bene. Ma abbiamo tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Abbiamo la grafica, sappiamo la storia, abbiamo la musica, abbiamo l'espressività, abbiamo l'estetica, quindi la grafica, abbiamo tutto, abbiamo l'atmosfera. L'unica cosa che ci manca è il gameplay. Sappiamo anche come sarà un più o meno il gameplay, ma non sappiamo se ci sono dei bug, se potranno essere cambiati, se ci sono dei frame drop e cose varie. Ecco, l'unica cosa, l'unico aspetto. E basta, oltre a questo non possiamo lamentarci di nulla. Quindi ecco, questo è quello che penso del nuovo nuovo serie di Silent Hill 2 Remake. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, ecco, se vi piace, se non vi piace. Certo, se vi lamentate, non so, ecco, io non so, ecco, non c'è niente per cui essere tristi, ecco. Va bene, il gioco va benissimo, ragazzi, stiamo vivendo il nostro sogno. L'unica cosa che vi ho detto, quella dad, che è importante, è vedere se ci sono dei bug. Ma per il resto non ho nessuna paura riguardo a Silent Hill 2 Remake. Basta con questi falsi gamer che si lamentano. Ce l'ho proprio con te, falso gamer. C'è un gamer che io seguo da tanto tempo, che ultimamente, anzi dagli ultimi 2 anni ormai, è diventato sempre più insofferente riguardo agli horror games. Cioè, non so cosa gli piace, preferisce lo shooting ma gioca ai horror game, non gli piace la trama degli horror game perché è sempre uguale secondo lui, però poi gioca a questi giochi in cui si horror, in cui si corre, in cui si fanno sempre anche lì le solite cose, il chasing o si spara in continuazione. Poi non capisco perché fa così ed è stata una grandissima delusione. Magari faccio un video a parte e vi dico di chi sto parlando. Per il resto fatemi sapere voi cosa ne pensate di Silent Hill 2 Remake, quali sono le vostre aspettative. Cerchiamo di essere pieni di pudicizia, no scherzo, cerchiamo di essere sani di mente, non diciamo delle butade, delle sciocchezze su Silent Hill. Naturalmente i miei commenti non sono mai così fervidi, cioè non ci sono mai dei grandi commenti nei miei video, anche questo sicuramente sarà un video guardato da pochi, va benissimo, ma io non faccio views con il dramma, io guardo le cose da un punto di vista un po' più oggettivo. Se vi piace va bene, se non vi piace, tante belle cose. Io vi do l'appuntamento al prossimo video. Govinda vi saluta, pensa giocando.